Vicepresidente. Un impegno quotidiano, dicevo il nostro, affatto semplice o semplicistico, sempre al servizio della giustizia e di quei cittadini onesti che costituiscono per noi un imprescindibile punto di riferimento, nella piena consapevolezza che non esista nulla di più pervasivo ed angosciante di un reato subito, fosse anche uno solo. Il lavoro di prevenzione e repressione dei reati rimane fondamentale e ritengo che la sicurezza, intesa come primario bene comune, debba realizzarsi migliorando dapprima la qualità delle relazioni all'interno delle nostre comunità e rafforzando poi il consueto e condiviso modello operativo di rassicurante visibilità, massima prossimità e assoluta vicinanza, soprattutto morale, nelle emergenze di ciascuno. Ed è in questa direzione che la nostra sinergica collaborazione con le istituzioni pubbliche e talvolta anche private trova il suo momento migliore in quel coordinamento, oggi affidato sempre all'analisi attenta del signor prefetto di Reggio Emilia, dottoressa Maria Forte, proprio allo scopo di accrescere le potenzialità di contrasto e di prevenzione anche nell'impegno in ordine pubblico. Per essere all'altezza delle aspettative sia dei miei collaboratori che dell'intera comunità provinciale. Chiedo scusa a nome di tutti se in qualche caso abbiamo generato, ma sempre in assoluta buona fede, qualche disillusione o insoddisfazione per il nostro operato. Può capitare, ma è con sicuro orgoglio di comandante che posso indubbiamente affermare che ogni carabiniere reggiano ha sempre profuso ogni possibile sforzo per rispondere alle molteplici esigenze del territorio. E per quanto mi riguarda ho sempre assolto con piena trasparenza e responsabilità il ruolo di comandante. A volte anche duro e severo, ma sempre, sempre, esclusivamente in direzione del bene comune. Il rammarico di dovermi allontanare, ma non abbandonare questa città, è grande e vi garantisco profondamente sentito. Permettetemi quindi di esprimere la mia più sincera riconoscenza ai cittadini di questa splendida terra, alla quale mi sono grandemente affezionato, e alle diverse autorità che la rappresentano, per la speciale, devo sottolineare, speciale collaborazione garantita in ogni circostanza all'Arma di Reggio Emilia. E questa, permettetemi anche l'occasione per rivolgere il mio più affettuoso ringraziamento a tutti i miei carabinieri, quelli schierati, quelli in servizio, di ogni ordine e grado, donne e uomini, ai 39 comandanti di stazione, alla rappresentanza militare e alla cara Associazione Nazionale Carabinieri. Stamattina c'è stata una novità, la voglio richiamare, c'è la piccola Martina dell'ONAMAC, unica rappresentante, che si è presentata qui nella sua uniforme, l'ho dovuta schierare assieme agli altri perché è la la orfana di un nostro caro maresciallo che io non ho conosciuto ma le quali sono molto legate, quindi la ringrazio e ringrazio lei e la mamma per essere intervenuti anche oggi. Riprendendo, è stato un onore essere il vostro comandante. Grazie sempre per il sostegno che mi avete assicurato e per i successi da voi ottenuti. Nella piena consapevolezza di svolgere, sì è vero, un ruolo sacrificato, ma ritengo unico e insostituibile, nell'ambito di una istituzione che è ancora ritenuta straordinaria e che personalmente considero ancora quella grande famiglia alla quale molti anni fa, ormai non diciamo quanto, anch'io ho scelto di appartenere.